Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo, ancora galoppo sui tracciati siracusani con un convegno che ha sei corse in programma. Un convegno che guarda soprattutto alla terza, al premio Asof, una condizionata sullo sprint, sui 1100 metri della pista sabbia che vede al via soggetti di 3 anni. A chiusura un interessantissimo handicap discendente, il premio è Miss Gris, 4 anni ed oltre al via sui 1200 metri della pista piccola. Ma ad aprire il convegno, il premio Same di Soir, un handicap discendente, subito i 4 anni ed oltre al via sui 1800 metri della pista sabbia, sono rimasti in 5 dopo la non partenza di Singapore Black e il ritiro di Saltage. Entra Nigriculus. Partiti. Presto tu prendi Nigriculus dall'esterno, tendono ad assumere l'iniziativa, poi Hello Heart, Ceres Park e Nalini Malani. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata di sinistra con Nigriculus che ha mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di Presto to Play che si mantiene lungo la corda, poi Ceres Park, quindi Hello Heart e Nalini Malani. Nigriculus sfila via, assume l'iniziativa, ha una lunghezza e mezza Presto to Play, terzo è Ceres Park, poi in quarta posizione con la giubba gialla Hello Heart, chiude il quintetto Nalini Malani. Cavalli lungo la dirittura opposta, buona l'andatura imposta da Nigriculus, in seconda posizione si mantiene Presto to Play, terzo Hello Heart, quarto Ceres Park richiesto, poi Nalini Malani a contatto. Cavalli che ora vanno ad affrontare la piegata finale, non cambia lo schema con in vantaggio sempre Nigriculus nei confronti di Presto to Play e Hello Heart, quindi Ceres Park e Nalini Malani. Si va a completare la piegata con Nigriculus che guadagna margine nei confronti di Presto to Play e dello Heart, poi Ceres Park e Nalini Malani. Quando i cavalli entrano in dirittura d'arrivo con Nigriculus a centropista in buon vantaggio, quindi Presto to Play che prova a prendere contatto con il leader. Quindi a seguire Hello Heart, Nigriculus ha preso il tempo a tutti, Nigriculus ha 4 lunghezze tonde di vantaggio nei confronti di Presto to Play, Nigriculus torna al successo con in sella Giuseppe Cannarella per i colori del signor Jetta, il training del signor Cavarra. Torna alla vittoria Nigriculus, addirittura proprio fornisce una bella prestazione dopo delle forme, insomma, un po' delle prestazioni un po' opache. Sì, il cavallo ha fatto la sua corsa preferita, va davanti, nessuno è venuto dietro, stava in bella forma, già l'avevo visto di mattina, il cavallo poi fresco lo corre molto meglio, ha detto la sua. Ancora 1800 metri della pista sabbia, ma questa volta a scendere in pista sono i soggetti di 3 anni. È una vendere abbinata al premio English Spring, sono 7 al via. Quella tra Givoletto, Golden Flame e Red Oak. Nel frattempo sono partiti i protagonisti della seconda di Siracusa con in vantaggio Red Oak per linee esterne il grande Mattioli lungo la corda Givoletto, quindi Golden Flame, Laturi, Tappeto Verde, chiude il gruppo Super Color. Si affronta la piegata di sinistra con in vantaggio Red Hawk, in seconda posizione si mantiene il grande Mattioli, terzo è Givoletto, poi Laturi, 3-2 Golden Flame, ancora Tappeto Verde, Super Color all'estrema attesa. L'andatura rimane moderata lungo la dirittura opposta con Red Hawk sempre in vantaggio nei confronti del grande Mattioli. In terza posizione si mantiene Givoletto, per linee interne recupera Super Color. Al largo si mantiene Laturi con a stretto contatto Golden Flame. Chiude il gruppo a contatto Tappeto Verde.
Si va ad affrontare la piegata, gruppo comunque ben riunito, con Red Hawk sempre a leggero vantaggio nei confronti del grande Mattioli che si mantiene per linee esterne, quindi lungo la corda Givoletto, a seguire Golden Flame e Laturi, ancora Super Color e Tappeto Verde. Si entra in retta d'arrivo con Red Hawk sotto la minaccia del grande Mattioli, quindi Givoletto, ancora Laturi, Golden Flame, Tappeto Verde e Super Coral. Siamo ai 300 metri conclusivi con Red Hawk che riparte dopo l'attacco del grande Mattioli, quindi Givoletto a seguire Golden Flame. Siamo ai 100 metri finali con Red Hawk che si svincola dal grande Mattioli, poi Givoletto, Red Hawk. Doppia vittoria consecutiva quindi per Red Hawk, che vince oggi nettamente da favorita. Sì, la cavalla è andata per come mi aspettavo, la categoria non era così severa. Lei è una cavalla che tende a fermarsi, quindi facendo tutta la corsa davanti mi si è messa un po' in difesa, però alla fine il motore è superiore agli altri, quindi l'ha spuntata. Riparte e va. Complimenti. Grazie. Ed è sprint nella prova clou del pomeriggio. Nel premio Hasof, una condizionata riservata a soggetti di 3 anni che dovranno affrontare 1100 metri della pista sabbia. Sì, quando entra Divinity Bush, pure Wine, è tutto pronto. Partiti! Attenzione, c'è una caduta. Cavallo in libertà. Assume l'iniziativa pure Wine su Guerra e Pace e Chulpas, poi a seguire un Be Best, è caduto Federico Bossa. Nel frattempo ritorniamo in cronaca con in vantaggio pure Wine su Chulpas e Guerra e Pace, quindi un Be Best a seguire Alca Toy Story. Addirittura d'arrivo con pure Wine in corda in vantaggio. Al suo esterno si mantiene Guerra e Pace. Poi Chulpas al largo dello schieramento avanza con decisione. Un Be Best. Guerra e Pace nel frattempo è passata in vantaggio. Al largo avanza Un Be Best. Poi Chulpas se la giocano. Un Be Best che è passato e Guerra e Pace che prova a reagire. Poi Chulpas. Un Be Best nel finale, un Be Best, poi Chulpas a pariglia sul palo, Guerra e Pace, a seguire Divinity Bush. Vendere nella quarta del palinsesto, premio Lina Cavalieri, selettivi 2100 metri della pista piccola da affrontare per i 7-4 anni ed oltre rimasti agli ordini dello starter dopo il ritiro del numero 8 dello schieramento Saviello e del numero 9 Super Menife. 3.30 Ottaviano, 3.85 Buffer, partiti. Dall'esterno Javier, quindi lungo la corda Patelli, ancora Bold Assertion, Buffer quarto in corda, quinto e Disappear, poi a seguire Romantic Gabriel con in coda Ottaviano Augusto. Si affronta la prima piegata con Patelli in vantaggio nei confronti di Javier, Bold Assertion, quindi Disappear, Buffer, Romantic Gabriel con in coda Ottaviano Augusto. Si completa la piegata di sinistra, si va ad affrontare la dirittura opposta con in vantaggio sempre Patelli. Patelli in vantaggio nei confronti di Javier, poi a seguire in terza posizione Bold Assertion, quindi lungo la corda staziona Disappear, a seguire Buffer, chiude il gruppo Romantic Gabriel. Si va ad affrontare la piegata finale con Javier che impegna Patelli, quindi Bold Assertion e Ottaviano Augusto che muove le acque dalla retrovia. In quinta posizione Buffer, poi Disappear, a seguire Romantic Gabriel. Cavalli
che entrano addirittura d'arrivo con Javier che è passato in vantaggio nei confronti di Boldasercion, in calo Patelli, al largo Ottaviano Augusto, poi Buffer, Disappear, cavalli ai 300 metri finali con Javier lungo la corda, al largo Ottaviano Augusto, poi a seguire Boldasercion, Disappear e Buffer al largo dello schieramento. Siamo ai 100 metri finali con Javier che ha 3 di margine nei confronti di Disappear, Javier, Disappear, Ottaviano Augusto, a seguire Boldasercion, quindi Buffer, Romantic e Gabriel e Patelli. Complimenti a Giuseppe Cannarella, prende il tempo agli avversari con Javier e torna alla vittoria. Sì, il cavallo sa per ritrovare la forma, ancora nel 100%, possiamo rientrare a reclamare, speriamo di tornare al top della forma. Complimenti. Grazie. Quattro anni ed oltre ancora al via nel premio Brigitte Lavaux, un handicap discendente sui 1500 metri della pista grande, non partente il numero 1 Tallad, è ritirato il numero 11 dello schieramento Armenian Force. Partenza, partiti. K-Wonder, il più veloce, assume l'iniziativa nei confronti di Ora Zulu, quindi per linee interne Felce Argentia, quindi Ransom Force, poi Jolie Cadeau, ancora Lazialità, Alling Lodge, Wood Green, cavalli che vanno ad affrontare la piegata con K-Wonder che ha 3 lunghezze di vantaggio nei confronti di Ora Zulu, con a stretto contatto Ransom Force, poi i due di scuderia Felce Argentea e Lazialità a ridosso dei primi, sesto Jolie Cadeau, ancora Holling Lodge, Wood Green, Mela Stregata, cavalli all'intersezione delle piste con K-Wonder in buon vantaggio nella sua scia Ora Zulu, quindi Ransom Force al largo Jolie Cadeau con in scia Lazialità, quindi Mela Stregata, cavalli ai 200 finali con K-Wonder che viene attaccato da Ora Zulu, poi a seguire Jolie Cadeau. Jolie Cadeau è passato in vantaggio, deve subire l'attacco interno di Ora Zulu, Jolie Cadeau, Ora Zulu, K-Wonder a seguire la roccaccia, quindi Ransom Force. A chiudere il convegno di oggi al Mediterraneo, il premio Miss Gris, un interessante handicap discendente con dotazione da 8.800 euro sui 1.200 metri della pista piccola. Sono 11, 4 anni ed oltre al via. Partiti. Super Sasha e Morgante subito in avanti, in terza posizione di Pest Blu, poi tra i primi si porta anche Alcatiana, quinto Erzan, sesto Alamir, a stretto contatto Comet Grey, poi piccolo Bazar, pure Blu, quindi Agapuntus e Leditari, i cavalli che affrontano la piegata con Alcatiana che ora guadagna la leadership, un paio di lunghezze Super Sasha, la battistrada iniziale per gli interni al top 8 Morgante con i fianchi Deepest Blue, nella sua scia il grigio Comet Grey, per gli interni Erzan in settima posizione lungo la corda, quindi piccolo Bazar a largo dello schieramento quando si entra in dirittura di arrivo con Alcatiana lungo la corda, al suo esterno si propone Super Sasha, quindi Morgante, Deepest Blue che viaggia ancora tutto in mano, a largo Alamir, ancora Comet Grey, cavalli ai 200 metri conclusivi con Super Sasha che deve subire Deepest Blue e Alamir a largo, per linea interna è Morgante, Super Sasha tiene botta ad Alamir, quindi a seguire Deepest Blue e Morgante. Ed è tris oggi per Giuseppe Cannarella, segno anche con Super Sasha che mantiene buono un buon Alamir. Io purtroppo all'ultima cavalla ho avuto un problema a partire, è stata sfortunata, 1600 è stato un po' lungo, oggi ritorno sui 1200, abbiamo messo le banane, è andata forte. Complimenti. Grazie.
Inarrestabile quindi un B-Best che conferma l'ottima forma anche sulla pista in sabbia e porta a casa il premio ASOF la condizionata per soggetti di 3 anni, che è la prova principale del convegno di oggi all'ippodromo del Mediterraneo. Segue Guerra e Pace, chiede permesso a Chulpas che da buona velocista voleva portarla a casa a tutti i costi, ma i due devono appunto piegarsi a un B-Best e a Sebastiano Guerrieri, alla fine arrivano secondi e terzo. Super Sasha chiusura, tiene botta un buon Alamir ancora secondo posto, e con Giuseppe Cannarella conquista invece l'handicap discendente che ha chiuso il palinsesto, regalando così a Giuseppe Cannarella la tripletta della giornata. Infatti il giovane Fantino era andato a segno con Nigriculus ad apertura convegno e con Javier nella quarta del palinsesto. L'appuntamento con le corse all'ippodromo del Mediterraneo è rimandato a sabato prossimo. Arrivederci.